Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento ai presenti che, nonostante diciamo, lo scarso preavviso, sono qui. Un ringraziamento alla professoressa Urbinati, che naturalmente non ha bisogno di nessuna presentazione, basti solo ricordare che insegna Political Theory alla Columbia University di New York. Un ringraziamento anche per la velocità con cui siamo riusciti anche a organizzare l'incontro. Ringrazio naturalmente Leon, Marco, tutti i membri del forum per aver collaborato. Il titolo dell'incontro è Democrazia e Movimento, riflessione sulle trasformazioni della democrazia, quella che diciamo che va oltre anche lo stesso concetto di crisi vera o presunta, cioè sono proprio le trasformazioni in qualche modo che il modello democratico rappresentativo nel rapporto con l'opinione pubblica ha avuto. Ringrazio ancora tutti e cedo naturalmente la parola alla professoressa Urbinati. Sì. Sì, grazie a voi per questa opportunità. Io venni qui qualche anno fa a parlare di un altro tema di cui non ricordo. Insomma, qui siamo. Il tema delle elezioni sono le trasformazioni della democrazia e quindi devo fare due precisazioni prima di entrare nel vivo. La prima è preferirei usare trasformazioni invece di crisi. E noi sappiamo perché praticamente la democrazia forse tra tutti i sistemi politici e gli ordini legal-politici è quello che ha l'ambizione, ben motivata, di poter gestire la crisi che è parte del discorso politico interno, proprio il giudizio politico, anche secondo Aristotele. Il giudizio politico è insieme un elemento, ha l'elemento di crisi, perché impone la discussione, l'apertura alla possibilità di revisione delle proprie idee e delle idee altrui, l'intervento cioè su quello che si chiama fatticità. Per cui la crisi è parte della politica, se è una politica lasciata alla possibilità di essere azione e discorso insieme all'interno di una sfera non privata, cioè non intima e familiare, ma pubblica. Quindi la crisi non ha una caratterizzazione. Parlare di crisi della democrazia è praticamente parlare di democrazia, di fatto. Non c'è mai un momento in cui non sia in crisi ed è nata insieme la denuncia delle crisi e come alcune volte naturalmente questa crisi è sfociata in forme antidemocratiche esplicite con mutamenti istituzionali, generalmente crisi, del resto. Per chiudere la parentesi, tutte le costituzioni democratiche presumono la crisi al punto che la regolano nel modo di elezioni anticipate, interventi per ricomporre governi che entrano in crisi e regolari periodiche elezioni, come da Locke in poi, e soprattutto Locke è molto chiaro in questo, c'è un momento in cui la crisi viene realizzata, viene gestita, togliendo il sostegno d'opinione agli eletti. Quindi già questo è un modo di gestire la crisi, la ciclicità delle elezioni. Quindi non è la crisi. E la trasformazione non è necessariamente connessa a questo. La seconda precisazione riguarda trasformazioni rispetto a che cosa? Perché se si parla di trasformazione ovviamente si presume qualche cosa o un punto di riferimento, una norma generale rispetto alla quale noi possiamo parlare di trasformazioni. Ed è proprio su questo aspetto che mi soffermo. Mi soffermo su questo. Innanzitutto perché nella democrazia che è un concetto contestato, ma fino a un certo punto, non completamente contestato, polisemico, ma fino a un certo punto, perché ci sono alcune condizioni comuni sulle quali dobbiamo convenire per poter parlare di democrazia. Tuttavia, a parte questa comunanza sulla quale ritorno, è vero che la democrazia rimane un concetto contestato, perché è analizzata o studiata o preconizzata o voluto, desiderata da diversi punti di vista, che come i verbi medesimi ci dicono, possono essere punti di vista ideologici o morali, o ottativi, desiderativi, o punti di vista invece analitici e organizzativi, diciamo, più pragmatici. Ecco un po'. Quindi
Detto questo, però, c'è una base comune rispetto alla quale noi possiamo parlare di trasformazioni. Questa base comune è quella che io chiamo visione diarchica, una concezione diarchica della democrazia. La democrazia è una diarchia, cioè è fatta di due autori, se volete, due sorgenti di autorità che nella tradizione classica, intendendo moderna, classica, cioè dall'idea stessa, dal concetto stesso di sovranità, si sono sviluppate, quindi dalla prima modernità. Ovvero insieme quello che chiamo io la volontà, che è una sorgente di legittimità validante delle decisioni e quindi autorevole delle decisioni e che impone perciò ai cittadini, quindi come soggetti in questo caso, il rispetto della legge. Dall'altra parte però c'è un'altra sorgente di autorità che non diventa mai impositiva nelle forme istituzionali con le quali invece la volontà lo è. E chiamo questa forma col nome molto ampio per poter includere forme diverse di discorso, l'opinione. Quindi diciamo volontà e opinione sono le due sorgenti di autorità. E quindi è molto interessante perché se noi definiamo, io sto ovviamente parlando di democrazia rappresentativa, non di democrazia tout court, democrazia rappresentativa è definita o concepita anche istituzionalmente come governo della discussione, governo basato sull'opinione. È molto importante questa dicitura. Naturalmente nell'opinione noi dobbiamo intendere l'opinione in una maniera abbastanza ampia, ovvero con l'inclusione del giudizio, e per giudizio si intende non semplicemente quello o non primariamente quello che si sviluppa all'interno delle istituzioni, quindi con l'obiettivo diretto di formare le leggi, perché in quel caso il giudizio segue canali, procedure che sono regolate per consentire alla procedura di operare in maniera diciamo legittima, ma anche intendo il giudizio che si esplicita fuori degli ambiti istituzionali, quelli insomma che secondo Habermas dal suo libro On the Transformation of the Public Sphere, che è del 1962, da quel che si sviluppa all'interno del mondo cosiddetto dell'opinione o della sfera pubblica intesa come sfera che sta fuori dallo Stato, fuori dalla dimensione istituzionale e che però ha legami con questa sfera, sia perché è fondata sui diritti fondamentali di libertà, che sono diritti che rendono possibili la formazione del mondo libero dell'opinione, sia perché formando l'opinione partecipano e entrano direttamente nella formazione dei rappresentanti e quindi delle future politiche. Per cui queste due sfere, che non le chiamo sfere, ma sono due sorgenti di autorità, verità, volontà e giudizio, sono in una relazione molto peculiare in una democrazia, poiché devono mantenere rigorosamente la loro separazione. Noi non vogliamo ovviamente obbedire soltanto ad una imposizione d'opinione, ma vogliamo che ci sia una giustificazione pubblica delle scelte e quindi l'opinione deve essere riconosciuta pubblicamente, e per questa ragione obbedire all'opinione non è il desiderio dei cittadini democratici, ovviamente, ma queste due sfere devono essere quindi capaci di interagire pure nella distinzione dei ruoli e delle funzioni. Ed è molto questo equilibrio, per mantenere questo equilibrio tra queste due autorità, è questo il luogo che a mio parere noi dobbiamo cercare di analizzare e di comprendere. Perché proprio in questa frattura, o se volete in questo allontanamento dell'una dall'altra, o sovrapposizione o gerarchica posizione dell'una rispetto all'altra, in questo moto di queste due fonti di autorità in relazione, che noi riusciamo a parlare di trasformazioni. E quindi io in questa presentazione, anche riferendomi
al volume che ho pubblicato per Harvard Press 2 anni fa e che si chiama Democracy Disfigured. Mi interessa analizzare non tanto l'aspetto decisionale, quindi istituzionale, quindi della volontà, cioè della sorgente d'autorità sovrana, e questo però andrebbe fatto perché anche su questo fronte stanno avvenendo dei mutamenti di grande interesse e per chi sostiene il progetto democratico preoccupazione. Io invece in questo caso e in questo caso in relazione anche al volume mi occupo e vorrei restare all'interno della dimensione dell'opinione, questa dimensione molto vasta che in relazione alla quale ho identificato alcune forme di sbilanciamento di questo equilibrio. Io quando parlo di equilibrio, guardate, è molto complicato perché bisogna poi trovare sistemi di misurazione, ma ce ne sono già dei sistemi di misurazione, ci sono barometri che operano in Europa, in Asia, nell'America del Nord e del Sud, che vanno ad analizzare gli elementi di a giudicare, diciamo, dal punto di vista anche quantitativo, per quanto sia possibile, le funzionalità della democrazia. Quindi ci sono in effetti già molto attivi queste forme di misurazione. La democrazia del resto è un governo che si presta alla misurazione perché è fondato su quantità numeriche, quindi chiaramente non mi scandalizza che la democrazia sia, o le teorie democratiche si sposino qualche volta con concezioni o con metodologie quantitative. È quasi nell'ordine delle cose. Voi conoscete il Settecento, cioè Condorcet fu un grande studioso di procedure e governi democratici, diciamo, o governi repubblicani, come allora si preferiva dire, il primo forse a scrivere una costituzione rappresentativa di tipo democratico, ed egli fu anche il primo a cercare una misurazione della correlazione tra voto e verità, se si vuole, cioè per giustificare al meglio la democrazia e non renderla semplicemente il governo della maggioranza bruta, ecco. Quindi andiamo proprio ad analizzare questo, la dimensione dell'opinione, perché in questa dimensione che sia le contestazioni alla democrazia nel nome di verità o nel nome di legittimazioni superiori alla semplice conta dei voti, sia per le evoluzioni recenti che all'interno di questa sfera si sono verificate e non analizzate nel volume 3, e che io le menziono brevemente ora. La prima, che va sotto un ombrello largo che si chiama democrazia in politica, cioè concezioni epistemiche, oggi sono molto oggetto di interesse soprattutto nelle università non necessariamente angloamericane, perché attirano molto l'attenzione degli studiosi, in quanto sono anche divertenti, sono veramente modi per risolvere problemi, per cercare di creare con anche addirittura algoritmi, applicando lo stesso metodologia delle scienze finanziarie economiche alla democrazia. C'è questa tendenza, diciamo così, e questa parte epistemica oggi è l'oggetto di grandissimo interesse, soprattutto per i giovani ricercatori, e si comprende, c'è un'attrazione al problem solving, alla soluzione dei problemi, esiste, perché il nostro cervello ama, è vero, darsi dei challenge, delle sfide e poi poterle risolvere. Una visione matematica interessante da applicare anche alle scienze teoriche, quindi è comprensibile, però ha degli effetti che possono essere deprimenti o problematici dal punto di vista dell'equilibrio tra le due autorità. La seconda forma di problematica che ho analizzato, o comunque di diciamo frantumazione o rottura di questo equilibrio, l'ho messa sotto l'interno del grande tema del populismo, che è molto complesso, e se ne abbiamo tempo e ne avete voglia nel momento della discussione magari ne possiamo parlare, perché oggi questo è diventato e sta diventando anzi un oggetto di interesse in tutti i paesi del mondo. Nascono, stavo proprio leggendo venendo qua in treno, istituti di ricerca, anzi diciamo
progetti comuni di ricerca tra diversi istituti e diverse diciamo metodologie di ricerca quantitative e qualitative in quasi tutti i tre grandi continenti per studiare questi fenomeni che si chiamano populisti, che è molto astratto, molto generico come espressione. Quindi questo è molto il terzo che analizzo e che è connesso al populismo, ma a me interessa distinguerlo perché può mostrare delle interessanti inferenze, è quello del plebiscito dell'audience, la dimensione dell'audience e della nascita di un nuovo attore che non è più il popolo ma il pubblico. Questo è veramente di grande interesse ora. Allora, io le ho definite separate in tre. Perché questa tripartizione? Questa tripartizione la deduco, la sviluppo a partire dall'analisi di quelle che sono le tre maggiori funzioni dell'opinione in una condizione ordinaria di rappresentanza democratica o di democrazia rappresentativa. Che cosa fa l'opinione? L'opinione fa tre cose in generale, tra le migliaia di altre cose, ma le possiamo tutte raccogliere in tre grandi partizioni. La prima è un metodo o una forma di raccolta delle informazioni e quindi ha una funzione cognitiva, perché grazie allo scambio delle opinioni, alla lettura dei quotidiani, eccetera, cioè l'opinione ha lo scopo di informare il sovrano, che rimane fuori per un periodo abbastanza un periodo relativo dalle istituzioni, ha la possibilità di raccogliere le informazioni per fare due cose: selezionare classe dirigente e giudicare la classe dirigente selezionata. In pochissime parole è molto chiaro, cioè una democrazia senza opinione o senza una aperta e larga e plurima opinione è semplicemente un'impossibilità, non è possibile, non è nemmeno possibile pensarla, se è vero che alla base della democrazia c'è l'idea che noi dobbiamo sviluppare individualmente la nostra capacità di giudizio e svolgere, fare e prendere una decisione. Quindi l'informazione. La seconda funzione è una funzione politica diretta, critica e mobilitante. Le opinioni, o il mondo dell'opinione, come lo chiama Habermas, sulla scorta di una lunga tradizione che si può, diciamo, portare indietro, almeno senz'altro, fino alla rivoluzione inglese del Seicento, la nascita all'interno del mondo dei sapienti prima e oggi dei cittadini, di forme di critica e di proposta che si armano di associazione di movimento. Quindi l'opinione dà il via a forme di movimento, forme di aggregazione che possono sviluppare forme partigiane di partecipazione. Quindi un secondo aspetto della dimensione dell'opinione è proprio l'aspetto dello sviluppo critico partigiano delle opinioni. Quindi l'opinione non è, si sapeva già prima che non era un'entità amorfa e neutra, che non era senz'altro connessa alla verità in maniera diretta, e proprio per questo invece aperta alle emozioni, vicina alle passioni e capaci di mobilitare. Coloro che l'hanno sia appoggiata che criticata l'opinione nella democrazia hanno insistito su questo. Se noi, da Platone fino ai nostri giorni, fino a Lippmann, noi abbiamo questa costante. L'opinione è un metodo per sviluppare visioni e farci decidere, ma è anche una via per oscurare le nostre capacità decisionali e quindi farci decidere male. Per cui il rapporto tra la prima funzione cognitiva informativa e la seconda questione critica partigiana non è un rapporto facile e comunque non è un rapporto diretto. E su questa faglia di indirettezza tra l'uno e l'altro si sviluppano interessanti forme di contestazione. La terza funzione, che è quella che è più, diciamo, a noi vicina, nel senso che ha avuto una grandissima risonanza a partire soprattutto dal XX secolo e dalla nascita di forme propagandistiche dell'opinione, delle tecniche della comunicazione, è l'estetica, una concezione estetica dell'opinione, cioè l'opinione che è
connessa direttamente a una visione di pubblico come occhio che guarda e quindi che riceve alimento, che dà alimento anzi alle emozioni e ad un giudizio, che è un giudizio di estetico più che razionale o anche funzionale. Quindi sono queste tre importanti compiti che l'opinione svolge, hanno diverse oggi forme di manifestazione. Io vorrei, poiché insomma, non posso dilungarmi oltre un certo dovuto, schematizzare le tre forme di espansione di ciascuno di questi settori o sottosettori dell'opinione, che ho chiamato come forme, non dico lo chiamo di sfiguramento perché se si presume una figura è chiaro che espandono un aspetto e quindi rendono in qualche modo un po' mostruosetto tutto l'essere, però non mi interessa tanto questo, questo è soltanto un metodo strategico per dare l'idea di che cosa sto dicendo. Quindi la prima è la forma epistemica. Questo è oggi un interessante sfida alla democrazia. Ora, che ci piaccia o no, la democrazia non produce buone decisioni. E questo non soddisfa nessuno, perché se la democrazia è procedura, e su questa definizione minima tutti possiamo essere d'accordo, nonostante la democrazia, come detto, sia un concetto contestato, tuttavia non è contestato nell'aspetto della procedura. Procedura è processo. Processo implica alcune regole che guidino il processo medesimo verso una decisione. Ecco. Ora, ci sono due scuole molto definite a questo punto, in questo nostro presente, una di tipo procedurale politico, una di tipo procedurale funzionale all'outcome, come oggi si dice output, cioè che poi risultato, l'esito, diciamolo in italiano, ci capiamo meglio. Quindi sono queste due direttrici che hanno i rappresentanti maggiori dal punto di vista dell'elaborazione teorica sono ovviamente Habermas e la sua scuola. La mettiamo nella casella procedura politica, proceduralismo politico, che è c'è una lunga tradizione di questo. L'altra è la scuola del proceduralismo funzionale, ovvero epistemico, anche questa ad una lunga tradizione, che alcuni fanno nascere in Aristotele, nell'arte della retorica, la seconda forma appunto nell'analisi che gli fa delle forme del giudizio e soprattutto nella politica, quando gli parla della possibilità di avere una decisione capace di mettere insieme i molti e grazie al loro insieme e alla procedura della comunicazione nell'assemblea possono produrre una decisione saggia, the wisdom of the crowd, la saggezza del gruppo, la saggezza della folla, invece della folla ignorante, becera, di cui la tradizione novecentesca ci aveva abituato, è vero, oggi c'è questa idea di recuperare la saggezza della folla invece della sua stupidità o capacità di condizionamento. E questa è una tradizione che viene fatta risalire ad Aristotele e naturalmente alla Condorcet per arrivare al più contemporaneo nostro tempo. L'autore maggiore che ha dato il via recentemente, cioè circa 6 o 7 anni fa, forse a questo punto anche 10 con i suoi interventi, prima articoli, poi libri, che si chiama David Estlund. Insegna a Brown e ha avuto molta influenza soprattutto attraverso, viene dal dipartimento di filosofia, già capite che il tema verità è molto di casa, non dei dipartimenti di politica dove il tema di verità è meno di casa, e viene dal dipartimento di filosofia e ha una concezione veramente fortemente innervata di epistem, cioè l'idea che le procedure democratiche hanno il compito
non tanto ci arrivano indirettamente o per accidente, hanno proprio il compito strutturale di usare al meglio le capacità intellettive dei singoli per giungere a decisioni che non sono soltanto legittime, ovvero fatte secondo le procedure stabilite, con norme condivise e con regole condivise, ma che sono anche qualitativamente superiori a decisioni prese da sistemi non democratici. È molto interessante ed è molto importante questo. L'assunto di questa idea è la seguente. C'è un'autrice che io vi suggerisco di leggere, ma potrebbe avere la vostra età, su giù lì, pochi anni in più, si chiama Helena Landemore, è di origine francese. Landemore è scritto, insegna Yale adesso, ha scritto un bellissimo volume, molto interessante, anche da contestare, cioè per me è oggetto di critica, ma è molto ben fatto, presso Princeton Press, che si chiama appunto non mi ricordo il titolo. Comunque è uscito 2 anni fa presso Princeton Press e si chiama, potrebbe chiamarsi qualche cosa del genere, giudizio e verità in qualche modo connesse. Se voi Google adesso, fate un Google, lo vedete, poi me lo dite, così lo diamo l'informazione a tutti. Io non ho la connessione. Quindi, qual è l'idea di forza di questa, che non è sufficiente per questi teorici difendere la democrazia con l'argomento tradizionale, che è una procedura che ci consente di eleggere una classe dirigente e poi di mandarla a casa dopo un po' di tempo. Questa era la classica visione che ne aveva dato, anzi definizione che ne aveva dato Schumpeter nel 1942, è il sistema, il metodo grazie al quale si forma una classe politica, si seleziona un'elite, ma anche la si caccia. Il cacciare è molto importante. Oggi sembra che questo non sia più un problema, ma è sempre un problema. Cacciare chi sta al potere è l'obiettivo della politica democratica, mentre l'obiettivo della politica oligarchica, che è di stare al potere, quello della democrazia è quello di cacciare dal potere, perché è diffusivo il potere nella democrazia, non è di concentrazione, ma è di diffusione, è un processo diffusivo, mentre gli altri sono processi di accumulazione e di concentrazione. Quindi è chiaro che è importante selezionare per cacciare e non solo selezionare per far governare, vero? Però, secondo i teorici epistemici, questo è certamente importante, ma è avaloriale. Secondo questi autori, cioè non ha valore, cioè non dà un valore che sia capace di convincere che la democrazia è un valore, non è solo un buon sistema che ci garantisce alcune cose sicure, come questo appunto, che chi governa se ne andrà probabilmente se fra 4 anni, o dovrebbe così, o potrebbe, eccetera. No, ritengono invece che sia più di questo, che abbia un valore etico, morale, proprio perché non è legata all'arbitrio della pura e semplice decisione per maggioranza. E quindi l'elemento d'arbitrio consiste nel fatto che ci si conta nei voti e poi si raggiunge la maggioranza e poi la prossima volta è un'altra. Questa è una visione cosiddetta agnostica, una visione realistica e agnostica, però non ci dice quale è il valore del far questo. Il valore del far questo, per questi teorici, sta nel fatto, uno, che tutti gli esseri umani, in questo caso i cittadini coinvolti, hanno un'uguaglianza comune di intelligenza, una base di wisdom, dice Helena Landemore, meglio di intelligenza, perché wisdom è più complesso come visione, non è semplicemente la tecnica di risolvere questo specifico problema che è l'intelligenza. Non tutti sono uguali nell'intelligenza di fatto, ma il wisdom è diverso perché consente di fare ragionamenti o giudizi di morali, giusto o sbagliato, che tutti possono in qualche modo fare, e lei ritiene che questa visione egualitaria al fondo è premiata dalla democrazia e dalle procedure democratiche, perché nel mettere insieme queste potenzialità che riposano su una base di eguaglianza, noi produciamo una migliore decisione. L'esempio che viene portato sempre è diventato quasi un cliché in qualche modo, è un film famosissimo che è quella sporca, come si chiama? Sporca. Sono 12 giudici.
È vero questo? Sono 12 giudici chiusi, devono prendere un giudizio in un caso di un processo penale di omicidio, e quindi molto grave perché c'è la pena di morte, ma anche se non ci fosse la pena di morte sarebbe ugualmente di grande gravità, perché di dunque 12 giudici presi per lotteria, quindi casualmente dal popolo cittadino, c'era anche Henry Fonda, era l'attore più importante di quel film, e sono messi nella condizione di avere tutti i dati necessari che a loro servono per giungere non ad una decisione a maggioranza, perché si sa che nei processi capitali, cioè di questo tipo, deve esserci l'unanimità, ma per arrivare alla decisione che è la decisione di verità, non semplicemente una decisione migliore. Questo è l'esempio che fanno dicendo che la democrazia fa esattamente questo. In democrazia i cittadini, oppure quelli che operano le istituzioni, nella norma, non nella realtà dei fatti, ovviamente, nella norma, si comportano o seguono esattamente questa procedura. Quindi noi non prendiamo queste decisioni soltanto per cambiare classe dirigente, eccetera, ma nell'intenzione queste procedure dovrebbero guidarci verso decisioni che sono vere, o comunque buone nel senso di vere, loro sono epistemici. Dunque, perché noi, a mio parere, è insoddisfacente questo modo di ragionare? Per alcune ragioni che non, le elenco schematicamente, poi se ne vogliamo ne discutiamo. La prima: innanzitutto perché viene confuso il giudizio giudicante negli organismi, nelle forme, diciamo, giuridiche, processuali in questo caso, con il giudizio politico. Cioè, siccome si riferiscono ad Aristotele, che vadano, allora l'invito è di andare veramente a vedere Aristotele nell'arte della retorica, in cui fa la distinzione tra giudizi. Cioè il sillogismo di giudizio, il giudizio dell'assemblea, deliberativo glielo chiama, lo distingue dall'altro che si invece produce all'interno delle giurie, in quel caso le giurie popolari. Qual è la differenza di fondo? Che questi attori, questi teorici non prendono tanto in considerazione. La differenza è la seguente, almeno una delle varie, è la seguente. Primo, mentre il giudizio di tipo interno al momento giudicante nei tribunali, nei processi, è un giudizio riferito a un evento già accaduto, e si tratta quindi di ritornare a recuperare i dati che servono per conoscerlo, per rivelarlo, ma c'è già la verità, è già scritta, è già detta, è già presente, si tratta di rivelarla. È un po' lo stesso cosa che fa Rousseau con la volontà generale, quando in assemblea dice: cosa devono fare i cittadini in assemblea, mai comunicando tra loro? Devono andare a rivelare quella volontà generale che c'è già, è vero, nella loro mente di cittadini, se ragionano come cittadini. E qui simile cosa, cioè è un giudizio di corrispondenza o di coerenza rispetto a un fatto. Quindi si restaura o si riporta alla luce quello che è avvenuto. Ma la politica non fa questo. Nella politica deliberativa, nei processi deliberativi, quelli che cioè servono a costruire decisioni, non si fa questo. Si fa e si mette in atto un giudizio politico relativo a qualcosa futura, non passata. A cosa fare, per esempio? Certo, c'è una ricognizione e una giustificazione del cosa fare in futuro relativo a quello che è. C'è una società o ci sono condizioni da mutare, ci sono condizioni di ingiustizia. Quindi c'è una diagnostica di quello che c'è in funzione di una decisione, quindi di un giudizio relativo a un futuribile o a un futuro. Quindi le deliberazioni politiche hanno questo aspetto di probabilità, e non soltanto perché non tutti hanno la capacità di, ma non è questo il problema, soprattutto perché non c'è il fatto lì da svelare, c'è il fatto da costruire, semmai. Quindi la visione deliberativa è una visione costruttiva della politica, non diagnostica semplicemente. E per cui parlare di verità sembra che abbia poco senso.
in questo caso, o come hanno scritto precedentemente Kelsen, Rawls, lo stesso Rawls, che è considerato tra tutti il più vicino alle concezioni filosofiche, ritiene, e ha scritto chiaramente, che le questioni di politica non sono questioni di verità. È fondamentale che sia così, anche perché se così fosse, facciamo un esperimento mentale, ed è la seconda obiezione, se così fosse, alla soluzione del problema non ci sarebbe altro da aggiungere, il processo sarebbe concluso. Quindi se così fosse, il conseguimento di un risultato, di un outcome veritiero, comporterebbe la fine della discussione. E quindi ci sarebbe una democrazia, diciamo così, a consunzione. Supponiamo che sia possibile enumerare tutti i problemi che la democrazia ha, e se entriamo in questa logica ci sarà un momento X in cui questi problemi non sono più e anche la democrazia è inutile. Quindi l'idea epistemica è la visione epistemica è una visione corrosiva della politica democratica. Ci arriva a un punto e poi questa rende la politica subalterna rispetto ad alla funzione epistemica. Il terzo elemento molto molto interessante che non si curano di comprendere secondo noi deliberativi non epistemici è il seguente. Chi decide che la verità è raggiunta? Perché mentre nel processo è chiaro la decisione e viene decisa dalla stessa giuria a voto, diciamo così, all'interno di procedure molto definite, come anche noi abbiamo procedure definite nei parlamenti, ci sono procedure definite, ma chi decide che la verità è raggiunta? Un voto, ovviamente. Allora, o il voto è ultimo, o il voto è sempre penultimo. Se è ultimo, come abbiamo detto prima, il verdetto non può essere mutato, è l'ultimo. Ma la democrazia non può essere questa perché altrimenti non c'è più un dopo oltre la decisione. Allora non è più un sistema per prendere decisioni, ma un sistema per prendere una decisione, che è una contraddizione. Una contraddizione rispetto alla democrazia come sistema politico. Secondo, chi giudica? Chi giudica, chi ha il potere di giudicare che questa è la verità raggiunta, ha in mano la sovranità, voi capite? Allora, c'è una violazione qui del principio immanente. La democrazia è un processo radicalmente immanente, che ha dentro di sé il giudice e l'attore. Non ha punti di vista esterni, non c'è un punto di vista from nowhere, da fuori, che un dio che da fuori guarda, un demiurgo oppure un filosofo re che guarda da fuori quello che fanno e operano i guardiani. Non c'è questo rapporto in democrazia, è tutto interno. Quindi c'è un problema anche di imparzialità, per questo le democrazie hanno problemi seri di incanalare le loro decisioni secondo concezioni imparziali e si fanno aiutare da altri sistemi, le burocrazie o i sistemi giudiziari, il sistema della legge, come dice Habermas. Ma è vero che l'attore è il giudice in democrazia, quindi fare una distinzione, dire che questa è la verità è una aporia, perché se diciamo questo togliamo alla democrazia stessa la sua ragione d'essere, perché il sovrano non è più sovrano, il sovrano collettivo non lo è più, perché è l'esecutore ma non il giudice della sua esecuzione, diciamo. L'ultima, infine, obiezione che si può fare contro questa visione epistemica, nobilissima nelle intenzioni ma problematica, è la seguente. Dunque, cosa fanno i giudici dentro questa famosa sala che ci ricordiamo, che ha visto il film, è un film bellissimo tra l'altro, si vede come si rovesciano le opinioni continuamente e come le emozioni guidano i giudizi, eccetera. Comunque, che cosa fanno? Il giudice della corte dice loro esattamente cosa devono leggere e cosa non devono leggere. Cioè, come sappiamo, io sono stata nelle giurie due volte e vi posso dire che c'è il divieto di leggere i giornali. Cioè, chi sta nelle giurie e che ha l'obbligo di giudicare deve operare solo all'interno dei dati raccolti secondo le procedure dibattimentali, processuali, eccetera, e quindi usare un pool di dati e quindi di informazioni che non sono a discrezione del giudicante.
del membro della giuria. Io non posso semplicemente cominciare a leggere il giornale, andare a cercare e fare le ricerche su questo personaggio oltre ai dati che mi vengono concessi. Quindi il giudicante nella giuria, in questo caso, cioè il cittadino secondo gli epistemici, le concezioni epistemiche, dovrebbe stare all'interno di binari ben stabiliti e non essere libero di leggere e di informarsi come lui preferisce o lei preferisce meglio, che è esattamente l'opposto di quanto la democrazia vuole. La democrazia, l'opinione è aperta, l'opinione e la sfera pubblica sono plurime, aperte, contraddittorie. Habermas usa l'espressione anarchica, la sfera pubblica anarchica, quindi si può fare e disfare sorgenti delle opinioni e delle informazioni. Quindi questa è una grandissima differenza. E in questa anarchia, in questa libertà quasi vulcanica di produrre opinioni e diverse concezioni, non c'è un criterio e un binario all'interno del quale noi stiamo. In genere stiamo all'interno dei binari che sono dettati dagli interessi, dalle identità di vario tipo, ideologiche, di genere, di classe, eccetera, e da altre forme, perfino pregiudiziali. Perfino i pregiudizi sono strumenti per selezionare dati e per costruire le opinioni. E qualche volta sono utilissimi i pregiudizi, perché sono come in un mare magnum di potenzialità di dati che noi abbiamo, sono come dei radar che ci consentono di selezionare, di far presto, insomma, a selezionare, di accorciare i tempi di decisione, se volendo. Perché non ci piacciono? Perché ovviamente sono limitatissimi, è vero, ma qual è la nostra sicurezza? La nostra sicurezza è che non c'è un'ultima decisione. Quindi quella antipatia o quella esteticamente spiacevole, temporanea decisione legata a un pregiudizio, a un modo di dire, a un luogo comune, a un interesse, quale che sia, ci dà solo questo di garanzia, che quale che sia la decisione, questa non è mai ultima. Quindi la democrazia ci aiuta non tanto a conquistare una verità, ma a impedire l'opposto, che che ci sia qualcuno che possa dire questa è la verità, esattamente l'opposto. Quindi le visioni epistemiche sono visioni platoniche o platoniste, che brutta espressione, però non platoniche nel senso idealiste, non lo sono per niente. Hanno una visione di democrazia che è identificata con l'idea di assoluta uguaglianza di condizione dei processi di verità, che va benissimo in alcuni consessi, quello scientifico, quello di gruppi di lavoro, di tipo, ma non va bene per l'ordine democratico, che è un ordine non basato su questo. Quindi non è che la democrazia sia amica della non verità, come dicono appunto coloro che vedono le cose dal punto di vista epistemico. No, non è né amica e né nemica, semplicemente la verità non è il suo problema, non rientra in questo. Quindi dovremmo ritornare a recuperare la tradizione proceduralista politica per rispondere a queste obiezioni. E la proceduralista politica è quella che dice, senza tanti orpelli, che la democrazia non ci dà alcuna garanzia che le decisioni siano buone. Molto spesso sono pessime le decisioni della democrazia. Se volete una buona decisione, non scegliete un governo democratico, scegliete altri governi, governi appunto epistemici, fondati sul sapiente, eccetera, ammesso che sia capace. Però questo è, che cosa ci dà allora? Cosa ci promette? Ci dà una cosa importantissima, la questione appunto della mai ultima decisione. La democrazia è quel sistema nel quale nessuno può dire questa è la decisione ultima. E sempre, io la chiamo il sistema delle decisioni penultime, perché ce n'è sempre un'altra dopo. Ed è questa, diciamo, ininterrotta sequenza che rende il processo democratico un processo che ha valore. Perché ha valore? Perché presume un valore, che è quello della libertà. Quindi la democrazia ha a che fare con la libertà e non con la verità. È chiaro che noi molte volte diciamo, Macone, abbiamo bisogno della libertà per giungere a un sistema di scambi di verità o di scambi di informazioni. Benissimo. Però guai a pensare che lo scopo sia quello, perché se lo scopo è quello, la libertà non è più fine in qualche modo
a se stesse di ritorno, ma è funzionale e diciamo così utilitaristicamente serve a qualcosa, per cui può anche non servire in qualche momento, e quindi è preferibile sostenere allora non una visione utilitaristica o conseguenzialista, ma una visione proceduralista. Quindi il proceduralismo è un sistema che si ripropone sempre all'interno di guide che sono l'inclusione degli attori che devono obbedire, e l'inclusione non è perché noi ci dobbiamo voler bene, l'inclusione è per rendere tutti responsabili, perché se io sono responsabile nel processo decisionale in qualche modo mi sentirò e so di essere parte in causa, e quindi posso e sono in grado di accettare decisioni prese a maggioranza rispetto alle quali io sto con l'opposizione, perché non ci sentiamo oppressi, perché siamo nel processo medesimo. Quindi l'inclusione è un elemento di legittimità fondamentale, e il secondo elemento è la libertà di cambiare non solo classe dirigente, ma anche idea, oppure di decidere di non cambiarla affatto. Perché noi abbiamo sempre questa idea un po' stramba, che ci viene dal pensiero liberale, che essendo l'opinione un libero mercato delle idee, noi siamo sempre aperti a cambiare idea, benissimo, ma siamo anche liberi di non cambiare idea. E questa è la grande libertà democratica, l'accettazione di una condizione di rifiuto. Ed è molto interessante questo, perché è difficile da accettare da parte di tutti gli altri sistemi. Non è bello dire no, io no, anche se sono convinto di quello che dici, mi persuadi che alcune cose sono, però qui resto e qui sono. Cioè c'è questo elemento, c'è un autore, un'autrice anzi, molto interessante, che se avete l'opportunità vi consiglio di leggere, credo che stia uscendo in questi giorni il suo libro, che ha scritto insieme a Steven White. Lei si chiama Lea Hippie, è di origine albanese, ma ha studiato in Italia, quindi conosce benissimo la nostra letteratura e la usa anche largamente, e ha scritto un bel libro sulla partigianeria e come il pensiero partigiano non sia per nulla un pensiero che obnubila la vista, ma che guida le nostre conoscenze o a richiedere conoscenza. Quindi è, diciamo, uno stimolo alla conoscenza, non un depressivo della conoscenza, come invece nelle tradizioni platoniche si continua a dire. Quindi questa è una critica importante alle visioni epistemiche. Ma perché nascono ora queste visioni epistemiche? Perché ora? Perché ora c'è bisogno di recuperare le expertise, le competenze tecniche, pratiche? È chiaro che gli autori ai quali io mi sono riferita, Landemore o Estlund, loro sono nobili filosofi e si pongono il problema di vedere la democrazia dal punto di vista della nobiltà del vero e non della mancanza di nobiltà dell'opinione. L'opinione non è una cosa nobile, un po', non è né vera, è falsa, cambia visione, mutamento, lo sappiamo. Quindi hanno questa nobiltà di intenzione. Tuttavia, perché in questo tempo? Perché ora nasce si manifesta questa nobiltà epistemica in questo tempo e non prima? E quindi è segno di un momento di contestazione dei processi democratici dal punto di vista della competenza della decisione. Quindi questi autori sono nobili, ma i processi politici marciano già in opera verso forme di revisione delle forme collettive di decisione in funzione di forme più gerarchiche o decisioniste di decisione o diciamo così burocratico e tecnocratiche, questo è un fatto evidente. Quindi la dispersione di idea di eguaglianza politica che si ha e di libertà politica che si ha nelle concezioni epistemiche deve preoccupare un democratico. E in questo senso, perché c'è un campanello d'allarme, il campanello d'allarme è l'assunto è che le decisioni prese da larghe assemblee e guidate dall'opinione siano non buone e che sia necessario correggerle.
e la correzione attraverso la competenza, attraverso le competenze vuol dire expertise in questo caso, tecniche, competenze tecniche. Quindi c'è questo elemento impolitico che ha, è sempre più strutturante delle decisioni nei corpi collettivi. Quella che non è soltanto in politica, in corpi decisionali, a partire da, non voglio entrare nelle questioni locali o italiane che non conosco bene, però ANVUR, tutte queste forme di controllo, valutazione, devono avere una base epistemica di verità e di numericamente quantificabili, cioè non ulteriormente oggetto di obiezione. Ecco, c'è questa idea che tutto ciò che è opinione, valutazione, in base al giudizio e all'opinione, sia destituito di legittimità e ci voglia qualcosa di più. Ecco, questa è una visione profondamente corrosiva della democrazia. Che ci piaccia o no, è così. Quindi noi abbiamo, se usiamo Robert Dahl, una visione di poliarchia. Ecco, oggi queste poliarchie non democratiche aumentano di numero e di luogo. Vi ho annoiato? Secondo, non voglio abusare, forse parlo troppo, mi bloccate, semplicemente alzate la mano e dite basta, oppure parliamo. Il secondo è elemento della sfera dell'opinione, io avevo parlato in questo modo, no, cioè informazione, politica mobilitante o critica politica, e l'ultima è l'estetica, la seconda è la populista. Se apro questo Pandora Box non se ne esce più perché è enorme, quindi io, se volete, ne parliamo dopo, discutendo, ma qui, anche perché questo oggetto è veramente interessante, il concetto di popolo, l'unione popolo, la rappresentanza, le forme rappresentative del popolo, insomma se ne può parlare. Io nel libro e altrove, siccome non c'è una teoria del populismo, è l'unica forma politica democratica che non ha una capacità di essere traslata in una teoria, tuttavia è possibile, e questo ci stiamo provando in tanti ormai da tutte le parti di questo mondo, varie tentativi di generalizzazione o di forme, diciamo, di costanti, ecco, più che generalizzazione di costanti. Io ne ho individuato alcune, ve le elenco, però passo oltre perché mi interessa arrivare all'audience, che è la cosa più interessante in questo momento, alla terza forma estetica sfigurante. E possiamo dire che nel populismo è, in sintesi, Se si prende la democrazia come un elastico, di nuovo Aristotele, il libro della politica, quando parla della forma costituzionale del governo, buono per lui, perché è medio, perché appunto costituzionale, lui parte da un ideale buono, poi sviluppa cinque forme che vanno verso il peggio e vanno verso la tirannia. Si ferma alla demagogia, che è l'ultimo, è il confine estremo. Ecco, quindi il populismo è, rispetto alla democrazia rappresentativa, Aristotele parla di quella diretta, a rappresentativa, fa la stessa funzione che ha la demagogia. È il punto estremo oltre il quale c'è qualcos'altro, infatti in alcuni paesi si è passati oltre. Però è interessante, si sviluppa da dentro la democrazia, non è un meteorite che viene da fuori, non è esogeno, ma è endogeno la democrazia. Cioè, se è vero che la democrazia è basata sull'opinione, quindi sulla libertà di parola, quindi sulla possibilità di fare rappresentazione del gruppo, è evidente che è sempre possibile. Quindi non dobbiamo pensare che sia un elemento stravagante, no, è parte continua. Tutti i partiti sono un poco populisti, no? Quando fanno le campagne elettorali incominciano a voler raccogliere voti, quindi usano metodi molto populisti. Pensiamo alle ultime elezioni europee, erano quasi tutti populisti, no? L'anti-Europa o l'anti-europeismo faceva comodo a tutti, in questo senso il populismo come metodo, come retorica, è presente in tutti i partiti. Quindi occorre fare una grande distinzione: populismo come movimento e metodo retorico, populismo come sistema di potere dentro lo Stato, il che è diverso, e oggi ci sono già casi in Europa, caso ungherese, caso polacco,
in cui la maggioranza si fa non più norma ma diventa rappresentativa dell'intero popolo. Insomma, la parte prende la posizione del tutto, dichiarandosi tutto e rifacendo le norme. Quindi diciamo così. E la caratteristica del populismo è anche un'altra, la semplificazione. La democrazia è pluralismo, abbiamo detto, dell'opinione, e questa è la capacità di semplificare al massimo questa pluralità creando i poli di opposizione. E quindi è manichea e ha uno scopo ultimo. Nonostante l'insistenza di Ernesto Laclau sulla sua presenza della massa inclusiva o includente, di fatto ha bisogno di un capo. I populismi senza capi sono semplicemente movimenti d'opinione orizzontali, ma quando entra Stato e si fa Stato, il capo o il leader che incorpora la rappresentanza del popolo è necessario in qualche modo, appunto perché deve unire i tanti diversi in uno. Ernesto Laclau, in un libro molto bello che si chiama La ragione del populismo, The Reason of Populism, mi pare che sia tradotto in italiano dalla Terza, usa appunto questo strumento, si riferisce a questo strumento che egli chiama di equivalenza, cioè si usa un metodo, uno strumento, un issue, può essere un argomento che è capace di unificare tanti interessi e unire il popolo in uno con un elemento rappresentativo di tutti, un po' come l'idea di egemonia di Gramsci, ma in una maniera molto interpretata, in maniera molto libera. Non voglio andare oltre. Mi interessa chiudere con la terza caratterizzazione, che è più nuova. Ho insistito nelle due parti, secondo me, più originali, più nuove di queste nuove forme, di queste trasformazioni. La parte che ci interessa, ed è ultima, è quella relativa proprio alla forma d'essere dell'opinione in una società dove l'opinione è creata da strumenti, professionalità, tecnologie specifiche, che è nuovissima, perché fa parte della nostra realtà veramente moderna, cioè l'uso di tecnologie, dal momento in cui si è inventata la stampa in poi, diventa importantissimo nella democrazia. La stampa ha aperto la possibilità di forme democratiche in Europa e oggi la seconda grande questa delle tecnologie di informazione visive, audiovisive, sappiamo tutto. Quindi l'aspetto tecnologico. Il secondo aspetto importante è che proprio l'aspetto tecnologico, le tecnologie di vario tipo, dalla televisione eccetera, consentono l'emergere con più facilità e più efficienza di una nuova figura, che non è la figura del popolo, ma è la figura del pubblico. Il pubblico come figura politica. È un fatto veramente interessante, perché il pubblico in genere è un giudice invisibile e che non è collettivo, nel senso che non ha un numero di persone definibili o definite, però è pervasivo e si sviluppa in maniera indiretta. Ne hanno analizzato benissimo le forme John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, lo stesso Constant qualche volta nel sviluppo, poi Dicey e altri alla fine dell'Ottocento, l'analisi di questa nuova entità chiamata il pubblico. Ora, il pubblico, contrariamente al popolo, ha un elemento di imparzialità che è straordinario, perché il popolo è sempre connesso in qualche modo agli interessi, alle ideologie, alle forme, alle preferenze. Popolo significa non soltanto la parte istituzionale scritta nelle norme costituzionali, ma anche nell'operatività dei partiti. Il pubblico invece rivendica una forma di imparzialità e di distacco rispetto a tutto questo mare magnum di cose che operano nella politica ordinaria, nella sfera pubblica. Quindi c'è un libro che vi consiglio di leggere, che anche questo giovane, qui c'è una tradizione nuova di nuovi studiosi, si chiama Edward Green, è proprio come verde, e che lui ha scritto The Eye of the People. È sperabile che sia tradotto in italiano, perché è veramente un libro bello, cioè pieno di problemi, probabilmente oggetto di contestazione, però è molto intelligente. Egli sviluppa questa idea del
popolo come occhio, no, pubblico come occhio, sviluppando da Carl Schmitt e tutta la tradizione, ma con più attenzione alla parte estetica. E quindi gli dice, guardate che se c'è questo occhio che opera e guarda l'attività dei politicanti o di chi sta in politica, questi non hanno più, insieme a lui anche altri hanno scritto sulla parte istituzionale che è molto interessante, non è tanto più l'apparato istituzionale che ci dà il controllo sull'azione dei governanti. Sì, insomma, divisione dei poteri, tutte queste. Questi non... Ma è il pubblico il vero controllore, perché chi opera in politica sente, come fiato sul collo, la presenza continua del pubblico che lo giudica, ecco questo attore giudicante, e questa essere sempre sotto l'occhio del pubblico ha funzione di contenimento del potere. Quindi chi opera nel potere sa che deve mostrare al pubblico sempre alcune cose di sé in modo da essere, diciamo, pulito, nel senso di non aperto a contestazione, perché in questo modo il pubblico si fida, declina, lascia, rilascia il suo interesse e il potente può operare secondo le sue visioni. Comunque è molto interessante perché dice, è in questo modo, il controllo viene fatto in maniera molto poco dispendiosa. Cioè, mentre le istituzioni sono dispendiose, costano tanto e molte volte sono aperte alla corruzione, sappiamo molto bene, questa invece è fatta da noi, diciamo, e da un noi che è indefinito, non è connesso a nessuna specificità fisica ed è frutto della diffusione delle informazioni, della libertà d'opinione, è la creazione del mondo liberale per eccellenza. Secondo, non è solo poco dispendioso, secondo, opera continuamente. C'è una presenza continua del potere, il presentismo della democrazia classica che è sempre presente, la volontà del sovrano. Noi sappiamo che la presenza del sovrano democrazia rappresentativa è intermittente, un po' come le comete, no? Ogni 4 anni si vota. Invece questo pubblico è sempre presente. Quindi c'è una presenza permanente del controllo, dell'occhio che guarda. E soprattutto si occupa di una cosa in particolare, non tanto di quello che viene fatto, ma di come viene fatto. E quindi non è così lontano dalla procedura. Ovvero, candore, quell'antico, no? Dei Romani, il candore ripreso come trasparenza, ripreso come esprimere tutto quello che si dice o che si fa davanti. E secondo Thomas Green questo è il nuovo fronte democratico, niente a che fare con la partecipazione. La democrazia non ha nulla a che fare, democrazia rappresentativa, con la partecipazione. Quindi chi ci viene a raccontare la storia della democrazia rappresentativa come una forma partecipativa, anche se indiretta, ma è un millantatore di credito, di fatto non esiste. La vera realtà è questa. È la formazione di un pubblico, il grande, e questo secondo Thomas Green, ma non è l'unico, Edward Green, è importante per un'altra ragione, perché costringe i governanti a rinunciare parzialmente alla loro libertà della sfera privata. Cioè il governante fa un grande sacrificio. Lui dice, il pubblico costringe il governante a sacrificarsi e a dire e ad accettare di rinunciare alla libertà individuale di questa famosa sfera privata. Per chi governa non c'è privato. Certo, chi governa come chi non governa è sempre oggetto di questi diritti fondamentali che sono tra questi appunto alla privacy, alla... del sé, però nell'azione operativa, come opera, egli baratta la propria libertà e la propria, diciamo così, privatezza, la baratta con lo stare al potere. Quindi il pubblico crea una classe diversa. Noi cittadini ordinari, siamo liberi in tutto, sai, i pane in cincerza. Noi siamo liberi in tutto, facciamo quello che vogliamo. Loro, ecco la separazione,
loro si comportano e operano in maniera diversa. Allora, la democrazia dell'audience è una democrazia che introduce una, o accetta da Schumpeter, la separazione di due settori, quello dei cittadini ordinari e quello degli eletti, ma lo fa in maniera diversa, dicendo che, guardate, quegli eletti non sono tanto da vedersi come un'oligarchia, sono dei soggetti che stanno sempre nel pubblico, stanno sempre sulla scena e quindi rinunciano a parte del loro potere privato e lo fanno grazie a questo pubblico che li sprona. Ora, è interessante come lettura, certo è che ha alcuni elementi d'obiezione sui quali chiudo. Primo, chi comanda o chi tiene in mano il teatro della rappresentazione della politica, perché qui si parla di teatro a questo punto, cioè di estrema espressione estetica della politica, non è tanto il politico, ma è l'operatore o il tecnico della comunicazione. Sono i tecnici della comunicazione i depositari del potere, dell'immagine, dell'informazione, anche dell'informazione. Quindi il politico, tanto il politico quanto noi, diventiamo due puppet, due burattini o due oggetti che possono essere manipolati ad arte, sapendolo, entrambi lo sanno, siamo il gioco, non siamo presi in giro, non siamo raggirati, sappiamo che questo è il gioco della politica e accettiamo che alcuni la svolgono in maniera tecnica o specialistica e facciano quello che è necessario. Il secondo elemento è che il pubblico, ovvero il tutto trasparente, è anche un luogo per nascondere, come si sa, no? Cioè il tutto trasparente è come il sole a mezzogiorno, ci si acceca, non si guarda, non si vede. E quindi questa idea che tutto trasparenza vuol dire tutto sotto gli occhi di tutto è un po' troppo semplicistica. In effetti i tecnici dell'informazione, come anche i politici, portano i riflettori su una parte della realtà che a loro interessa che il pubblico guardi e giudichi. Quindi il pubblico come andare al pubblico è una forma, può aprire, può comportare forme astute di nascondimento. Luhmann ha scritto cose bellissime sulla comunicazione e nascondimento relativo alla costruzione di questa famosa comunicazione che sarebbe il pubblico. Infine, ultima cosa, il pubblico elimina praticamente, o la democrazia del pubblico così intesa, elimina il problema della cittadinanza come autonomia. Qui non c'è più il cittadino, come dice Green, il cittadino nella democrazia contemporanea è scomparso, che vada a votare o no è completamente irrilevante. Noi diciamo cinicamente, forse così, forse ha ragione. Peter Mayer, tra l'altro, ha scritto un libro che si chiama Ruling the Void, tradotto in questi mesi, in questi giorni in italiano da Carocci come Governare il vuoto, circa, in cui dice un po' questo, naturalmente da un altro punto di vista, criticando: le democrazie moderne potrebbero sopravvivere anche senza elezioni, perché c'è un sistema di istituzioni che funzionano quasi in maniera autopoietica da sole, con l'umaniana la situazione, insomma, e non c'è più quasi bisogno dell'azione individuale e della volontà. Comunque sia, è vero che col pubblico inteso in questo modo, la cittadinanza come azione cosciente dei cittadini e partecipazione non c'è più, non ha più rilevanza. Come non ha rilevanza il voto, non ha così rilevanza. Quindi la democrazia dell'audience, cioè, è una democrazia della visione quasi, io direi quasi passiva, dell'azione politica e attiva, se volete, dell'azione visiva o dell'azione giudicante da pubblico che guarda, ma è la parte di propositiva o attiva. Non sono convinta ancora di questo, che c'è un elemento di azione qui anche, perché il pubblico può anche indirizzare. Quando noi andiamo a un teatro non è vero che l'attore fa quello che vuole, cioè l'attore sente la nostra presenza e quindi c'è un dialogo. È vero tuttavia che ciascuno di noi ha dei ruoli ben definiti, cioè noi non facciamo gli attori e lui non fa il pubblico. Quindi in questa divisione proprio verticale è una concezione che, sì, schumpeteriana, elitista,
è che il tema la democrazia del pubblico non aiuta a superare, non è che il pubblico sia un recupero di eguaglianza in qualche modo. Bernard Manin ritiene che sia un recupero di uguaglianza, ma insomma c'è da discutere su questo. Quindi queste sono le tre trasformazioni in corso, sono visibili a quasi occhio nudo se noi pensiamo a queste categorie. Sono visibili a occhio nudo. Quindi, in questo senso, se noi assumiamo una visione normativa anche minima di democrazia, cioè procedurale, basato sulla libertà e queste due sorgenti d'autorità, ovvero come diarchia, è possibile parlare di trasformazioni della democrazia contemporanea in questo modo. Io vi ringrazio. Vi ho probabilmente troppo parlato, scusate. Adesso cosa facciamo? Diciamo se ci sono interventi. Vi ho bersagliato di parole, quindi bisogna aspettare un po'. E volevo chiederti una cosa, senza entrare nel contemporaneo, nel vivo della situazione italiana, che è particolarmente, insomma, è particolarmente complessa, no? In questo momento, è interessante. Poi se vuoi entrarci tu va bene. La mia domanda era questa però, cioè i teorici delle democrazie epistemiche, sì, si rendono conto, cioè secondo te hanno una coscienza del fatto che spesso, no, il loro modello epistemico sostiene la peggiore opinione, cioè finisce nella sporca pratica politica per non soltanto sostenere ma alimentare addirittura la menzogna, no? Per esempio tu sei intervenuta in un articolo che io ho trovato stupendo, a proposito appunto di tutta quanta la campagna elettorale, no? Sul referendum costituzionale, si è intervenuta correggendo veramente un errore di opinione fortissimo, no? E in qualche modo facendo pubblico, no? Per cui il pubblico, se c'è, è un occhio che guarda, ma deve parlare, cioè non è soltanto uno spettatore, no? C'è anche un interlocutore. Allora, c'è questa coscienza nei teorici epistemici? Grazie. Si fa uno per volta? Sì, sì. Ora, sì. Dunque, grazie. Dunque, comincia la seconda parte, l'occhio che guarda e che non parla. Io non c'è tempo, perché occorrebbe fare una lezione completamente diversa, non sulle, diciamo così, disfiguramenti o disfigurations, ma sulla che cos'è l'opinione, come si avvale. Quando si parla di democrazie rappresentative, quindi di diarchia, non si presume semplicemente che noi parliamo bla bla per strada o con gli amici o dove vogliamo. Si presume che ci siano delle condizioni affinché l'opinione segua lo stesso criterio fondativo della volontà, che è quello dell'uguaglianza di potere. Cioè il principio della democrazia nel sistema, nella parte della volontà cosiddetta, è che tutti i cittadini debbano contare come uno e non più di uno o non meno di uno. Cioè c'è un elemento di eguale condizione che viene regolato attraverso il voto segreto, libero, eccetera. Lo sappiamo questo. Attraverso le procedure aperte, che sono quelle che si operano nei parlamenti, nei governi, tutto in pubblico e tutto. L'opinione non segue questo, perché l'opinione segue i diritti fondamentali, che sono diritti di libertà, dice Constant, è basato sulla libertà, il governo della discussione, ma non sull'eguaglianza, perché ovviamente ci sono i più bravi a parlare, i meno, quelli che hanno più possibilità di altri, e quindi com'è possibile rendere l'opinione parte come potere della democrazia? È un'obiezione fortissima ed è giusta. Ecco perché
da quando soprattutto è ripreso il discorso democratico dopo la fine dei totalitarismi, si è cominciato a porre la questione della formazione dell'opinione e dei mezzi di informazione, quindi che debbano essere pubblici, che ci debba essere un elemento di pubblicità e di interferenza, che non ci possa essere concentrazione nel monopolio delle... però non è abbastanza ancora, ci sono sempre aperto il problema. Il problema è che ci sono delle fasce di popolazione che non hanno semplicemente voce. Cioè, quindi il parlare non è sufficiente, occorre che sia un parlare sentito, perché se noi parliamo ma nessuno ci ascolta e quindi il nostro parlare non ha forza di giungere, è evidente che è un parlare a vuoto e stimola, ha ragione Peter Mayer, stimola come opposto il withdraw, no? Ce li tiriamo, perché se è così costoso far politica di sé, parlare, comprare giornali, leggere, informarci, seguire queste ore televisive insopportabili, tutta questa fatica... E poi non c'è il riscontro. Ecco perché c'è veramente un problema serio questo. Quindi noi sappiamo che non è abbastanza la voce, che la voce deve essere sentita, e il guardare da solo non fa questo lavoro. È un guardare insieme al parlare e all'essere ascoltato, o all'ascoltare. Quindi questo è fatto. L'altra questione che è connessa a questa è che il discorso pubblico è fondamentalmente plurale. Se togli pluralismo dal discorso pubblico, tu hai un parlare pubblico che non è necessariamente un discorso pubblico. Habermas è chiarissimo in questo. Cioè l'idea del pluralismo non è solo dei partiti e delle visioni e delle associazioni e dei luoghi di sviluppo dell'opinione che stanno scemando, perché ciascuno si chiude dentro il proprio recinto in quanto sa che non ha la capacità di incidere. Invece questo pluralismo che è la via fondamentale e contesta l'idea che ci sia un depositario di verità, anche uno, che ci sia un depositario, cioè ci sono due modi di intendere a questo punto l'uguaglianza democratica. Uno, dice Tocqueville, bravissimo in questo, uno, anche i cattolici possono dirsi tutti democratici perché sono tutti uguali rispetto ad uno che non è uguale, ma non è quella, cioè la democrazia non è tutti uguali meno uno, la democrazia è proprio tutti uguali, nel senso che non c'è un uno. Ora, è chiaro che questa è una visione estrema, ma come norma è fondamentale perché ci consente di contestare tutte le cosiddette pretese di verità, anche quando si tratta in realtà veramente di pretese. Quindi io direi pluralismo e il problema dell'opinione arricchito. Oggi si dice, scusate una parentesi polemica, ma non è polemica, è di riflessione, oggi si dice spesso che bisogna abbattere i costi della politica. Questo è un discorso, a parte un discorso un po' volgare, da macellai, scusa i macellai che insomma producono cose e distribuiscono cose ottime, ma è volgare ed è pericoloso perché la democrazia ha bisogno di soldi. Non c'è la democrazia cheap, non esiste una democrazia non dispendiosa. Perché se fosse democrazia cheap sarebbe la democrazia delle piccole comunità auto... Cioè se noi andiamo a Camaldoli, ci mettiamo in queste bellissime... allora lì facciamo la democrazia, veramente non costa niente, produciamo il nostro... Però produrre il nostro mangiare, facciamo tutto noi, ci vediamo faccia a faccia, non abbiamo bisogno di postini, di telefoni, tutto è alla nostra portata, ma la democrazia indiretta. Tutte quindi le democrazie contemporanee hanno bisogno di soldi. Hanno bisogno di soldi per formare l'opinione, per distribuirla, per far partiti, per distribuirli, per farci conoscere. Quindi l'idea di dissociare costo e politica è una cosa volgare, oltre che essere una cosa... È un'idea sbagliata proprio, un'idea manipolatrice. E io ritengo anzi che... Si stanno formando gruppi di ricerca su questo, la democrazia abbia bisogno dei suoi salvadanai, cioè del suo gruzzolo pubblico, perché per esempio andare a votare dovrebbe costare 0 lire a noi, perché il voto dovrebbe essere veramente gratuito. Noi siamo il sovrano e il sovrano dovrebbe avere, poiché siamo un sovrano molte volte molto poco ricco, molte volte anche poverissimi, tutti devono avere la possibilità in qualunque punto si trovino di poter raggiungere il luogo dove votare. O si cambiano i sistemi di voto per cui dove sono posso votare, oppure mi si trasporta dove devo votare gratuitamente. Quindi rendere il voto non costoso per noi, non costoso per i sistemi statali,
per noi, no? Non costoso per noi, e la pubblicità, il sistema di le campagne elettorali sono carissime, carissime, e sono tutte private, a parte tutto questo sistema, il 2 per 1000, sono tutte forme privatistiche all'interno del sistema pubblico che sono, violano l'idea dell'uguale condizione di libertà. Quindi mezzi, la democrazia ha bisogno di mezzi, e per rendere la parola non un vociare insensato che non ha funzione, ma che non ha funzione, e anche per contestare, perché se io non ho la possibilità, anche perché, ecco per il grande Calamandrei, le scuole pubbliche, ma perché la scuola è così importante per la democrazia? Proprio per costruire l'idea del cittadino che deve sapere, e deve sapere dove andare per avere informazioni. Cioè io non posso leggere un giornale solo, ne ho bisogno di tanti. Voi dite, ma qualcosa sono tutti uguali. È vero, però anche se sono tutti uguali, meglio molti che uno solo. E in ogni caso c'è la possibilità che il pluralismo si infiltri da qualche parte. Ma queste sono questioni veramente notevoli. È vero che la democrazia è solo un sistema procedurale, solo, ma è tanto quel solo. Presume una sostanza di fondo, no? Tante cose. Grazie. Io volevo chiederle se è possibile di toccare tre punti che sono emersi di approfondirli, insomma, dato che sono comunque già emersi nella sua esposizione. E parto dalla questione delle concezioni appunto epistemiche, che in un certo senso sono quelle che ci sono più antipatiche, almeno nella loro volgarizzazione, cioè non relativamente alle teorizzazioni, ma per come ci vengono presentate, e anche in relazione al problema dell'ascesa dei populismi, la nostra percezione di queste concezioni epistemiche non è magari una teorizzazione abbastanza raffinata e magari problematizzata, ma è aprire il giornale, leggere bene le riforme in Italia, detto dal ministro Schäuble, cosa che risulta incomprensibile al cittadino italiano. E quindi parto proprio da questo per chiederle appunto di mettere... Di approfondire questo, che il problema di un debito di legittimazione che ora è reale ed è problematico per queste concezioni epistemiche. Cioè, se pensiamo che comunque il luogo dei processi politici che lei ricordava, cioè che stanno dietro a queste teorizzazioni, la scena, il dietro le quinte, sono istituzioni comunque sovranazionali che adesso scontano appunto questo debito di legittimazione abbastanza problematico, ecco appunto di approfondire un attimo questa cosa, perché le chiedo soprattutto di definire che tipo di processi ha attivato la crisi economica relativamente a questo, perché tutte queste forme comunque, rispetto a tutte queste forme che lei ha elencato di distorsione, di sfiguramento della democrazia, la crisi economica ha svolto un processo di catalizzazione? Cosa c'era prima, cosa c'è dopo? Questo debito di legittimazione che ora queste istituzioni scontano è dovuto a questo e quanto? Poi la seconda questione è appunto l'aspetto economico, cioè se effettivamente la crisi economica relativamente a questo ha avuto una funzione catalizzatrice, si pone anche il problema della democrazia sostanziale, cioè il rapporto tra politica ed economia che oggi emerge con una certa chiarezza, e soprattutto intorno a due nuclei, almeno rispetto alla società occidentale, che sono l'erosione della classe media, che sarebbe il nerbo della democrazia secondo alcune teorie, e il problema delle disuguaglianze sociali, che è portato sempre più all'attenzione, soprattutto più che in un certo senso in un'ottica, più che dal punto di vista politico, è portato avanti anche con efficacia dal punto di vista economico, come delegittimazione di quelle teorie neoliberiste che hanno caratterizzato la gestione della politica e dell'economia negli ultimi 30 anni. E relativamente a questo problema delle disuguaglianze, se appunto tutto questo discorso regge, si pone anche il problema appunto
da chi proviene la critica della disuguaglianza, da chi proviene la problematizzazione della democrazia. Un tempo avremmo detto gli intellettuali, e anche questo è un problema, cioè qual è oggi il ruolo dell'intellettualità rispetto a queste critiche? Oggi possiamo leggere un editoriale di Krugman, possiamo leggere un libro di Stiglitz, questi li riteniamo, li possiamo ritenere intellettuali, in che modo si collegano, cioè in che modo esprimono la loro critica, una visione personale, e a cosa si collegano? E perché faccio solo due esempi relativamente a questo problema. Cioè, adesso abbiamo due casi in cui in un certo senso c'è stato un processo di divisione e di schieramento dell'intellettualità relativamente a dei movimenti che hanno anche un carattere populistico, penso alla Francia di Nuit Debout e dall'altra parte un esempio completamente diverso all'America e a Bernie Sanders. Bernie Sanders è votato tanto da un miner del West Virginia, tanto da un contadino del Minnesota, ma da un sacco di giovani dei college. Ha in un certo senso svolto anche un processo di, cioè ha anche determinato una divisione dell'intellettualità statunitense tra i più radicali che lo sostengono e un Krugman che lo attacca dalle colonne del New York Times, e quindi in un certo senso si pone questo problema: come mai, cioè in che modo per esempio i movimenti possono, movimenti che hanno anche un lato, un'ala populista, possono invece mettere anche a frutto delle competenze che sono sviluppate all'interno dei college, che adesso si collegano a delle critiche molto puntuali, molto in un certo senso competenti della gestione neoliberale, e dall'altra parte nella Francia di Nuit Debout basta citare l'appoggio di filosofi come Balibar e cose così, e anche lì la Francia che torna in un certo senso a ripresentare quel popolo che sembra scomparso nell'ultima concezione di cui lei ha parlato, cioè quella del plebiscito dell'audience. Adesso in Francia scendono in piazza milioni di persone, il popolo parigino torna come attore sulla scena europea, e questo che problemi pone? Ecco, erano solo questi. E qui bisognerebbe fare altro 4 seminari come minimo, però sì. Cioè, mi devi dare la possibilità di non rispondere a tutte, perché è impossibile. Però ci provo in alcune cose, per spunti, diciamo così, cominciando da in ordine col tuo ordine, sulla crisi. Gli scienziati politici, soprattutto quelli economici, sulle cosa ha lasciato, ma certamente alcune cose le ha prodotte in qualche modo. Prima di tutto, lei le accennava parlando del ceto medio, prima di tutto la semplificazione di alcuni processi di aggregazione sociale. Per esempio, in Italia se ne parla molto in questi giorni, della declino o della debolezza o dell'indebolimento dei cosiddetti corpi intermedi. Corpi intermedi sono le organizzazioni di associazioni di categoria in generale e i partiti, insomma. Non è dovunque così, però è vero che la crisi ha... Per ritornare ad Aristotele, quando c'è la crisi economica fortissima, dice Aristotele, ci sono forme di impoverimento, la popolazione semplifica le proprie richieste e anche le proprie aggregazioni, ecco perché è possibile che nascono, diciamo, demagoghi cattivi, perché per lui i demagoghi erano comunque parte della democrazia, potevano diventare Pisistrato, ma potevano anche diventare Clisten, insomma, gli uni o gli altri. Quindi, però questo seguivano un processo di semplificazione e di erosione dei corpi intermedi o del ceto medio, se si vuole. Quindi in questo la crisi economica l'ha provocato. Ha provocato in Europa in particolare, ma anche negli Stati Uniti, secondo me, un profondo senso di possibilità che la democrazia non riesca a risolvere il problema della povertà o il problema della disuguaglianza. Democrazie fanno tante cose, appunto ci rendono nella certezza che possiamo essere liberi il giorno dopo, eccetera, abbiamo detto prima, ma dal punto di vista di quel che fanno sulla scena sociale, questo è un po' più problematico. Ci sono autori molto interessanti, che però sono economisti o scienziati politici, che lavorano su questo versante, Chavorsky e tutta la sua scuola legata a lui, che sono comparativisti, che hanno lavorato tanto sull'America Latina e sulle democrazie emergenti dell'Est Europa. Un tema che riportano, che
sono storici in qualche modo, che si usano la storia per mostrare i processi. Le democrazie non sono mai state in grado di fatto risolvere il problema della forte disuguaglianza economica. Cioè hanno messo in moto sistemi di correzione, ma è difficile dire che lo possano fare, perché se i partiti hanno bisogno di grandi bacini di votanti, diciamo, devono fare politiche mediane. Le politiche mediane, qualche volta, quando c'è una crisi profonda, possono non essere sufficienti. Per esempio il problema della tassazione, dell'incremento delle tasse, noi ci lamentiamo perché in Italia ne paghiamo tante, o comunque in teoria ne dovrebbe pagare tante, ma è vero che per chi è povero o per chi è in una condizione di indigenza non è sufficiente quello che lo Stato rivalora, quindi occorrerebbe più impegno, non meno impegno dello Stato. Quindi si creano gli squilibri, le richieste che vengono, che si impongono sul governo, sono tante, e il sistema economico, ora crisi economica, è servita per mostrare anche, qui molto rischioso, che lo Stato democratico non è in grado di fare questo, e infatti la privatizzazione delle forme di assistenza eccetera è un modo per poter dimostrare quasi che lo Stato sociale non è capace, non ce la fa. Quindi questo è uno degli aspetti, una privatizzazione di tutte le forme, ma che anche altre forme, insomma il sistema lavorativo, i rapporti di lavoro, sono stati denormativizzati, no? Il caso del Jobs Act in Italia, quello che sta avvenendo in Francia, la depoliticizzazione della società anche nelle forme più fondamentali per la democrazia contemporanea, che è il lavoro. Il secondo aspetto, o la seconda che lei mi faceva sulla disuguaglianza che è legata a questo, alla restrizione della classe media, ci sono dei dati che davvero dimostrano che la classe media ha un restringimento. Atkinson è stato pubblicato recentemente in Italia sulla disuguaglianza, senza andare a Piketty, io non sono un economista, quindi non mi intrattengo in queste conversazioni, però dal punto di vista sociale, di nuovo Aristotele o Tocqueville, le democrazie, cioè i governi costituzionali, diciamo così, le democrazie costituzionali, le immaginiamo come un rombo, no? Come un rombo dove i due spicchi, quello alto e quello basso, devono essere piccoli, mentre il corpaccione della democrazia, della classe media, è ampio. In questa ampiezza, di questa ampiezza vive la democrazia, che è governo dei tanti, ma non eccessivamente di tutti. Quindi quando questi due estremi si allargano, quindi o la povertà oppure questa si allarga sotto e quindi decresce la classe media, si sbilanciano, e sono gli sbilanciamenti di cui si parlava prima, si sbilancia il rapporto di legittimità tra dentro e fuori delle istituzioni. Questo lei l'ha detto molto bene. Gli intellettuali, qui sarebbe davvero, se ne parla... Qui sarebbe davvero da occuparci in maniera di andare all'origine di questi intellettuali che non hanno più. Lei parlava di economisti, questi sono economisti, no? Che prestano il loro servizio una volta che non fanno più il lavoro degli economisti, però qui sono giornalisti a questo punto, fanno la loro attività di opinion makers, che hanno un'influenza ma non tanta, come ha visto con Sanders, nonostante Krugman abbia detto tante volte, nonostante le firme che abbiano raccolto contro di lui, la sua opinione va, si può dire che è populista contro gli intellettuali, ma questi intellettuali nella tradizione italiana, occidentale o comunque italiana, che ha una grande tradizione, forse fa scuola a tanti altri paesi per quanto riguarda il concetto degli intellettuali, il ruolo degli intellettuali. Qui la situazione invece è rovesciata, gli intellettuali non esistono più. È un bene o un male? Ma qualche volta è anche un bene, perché la democrazia non elimina, come abbiamo detto prima, le competenze. Cioè, rispetto all'opinione, la competenza dell'intellettuale è semplicemente una competenza di un intellettuale. Non ha nessuna autorevolezza superiore. Fino a che c'erano i partiti ideologici, c'era l'autorevolezza della dottrina, che dava agli intellettuali l'idea di poter guidare le masse all'interno di corpi organizzati che erano i partiti. Morti quei partiti o finiti quelle attrazioni ideologiche dogmatiche o più o meno tali, alcune non le erano più di altre, gli intellettuali hanno perso, si sono, diciamo, perse la loro funzione.
Quindi oggi, siccome l'intellettuale non può star solo, un intellettuale che sta solo fa l'accademico. Cioè, ma l'intellettuale fuori dall'accademia che sta solo è un problema. L'intellettuale ha bisogno delle masse che lo seguono, è un rapporto masse intellettuali molto importante. Non ama star, non può, non esiste più un intellettuale che sta solo, e quindi, non avendo più le masse che lui porta, lui è portato dalle masse, è portato dalle opinioni, diciamo, questo è interessante vedere questo rovesciamento di ruolo. Oggi è difficile trovare un intellettuale che si metta nella condizione di dissentire, mentre nel passato era lui che predicava la separazione dal consenso, l'idea di un nuovo alternativo consenso. Oggi è l'opposto, cioè è veramente molto interessante. Questo sarebbe un oggetto di interesse a sé. Nel momento, guardi, non lo so, qui si parla di oggetti che stanno succedendo, di cose che stanno succedendo, quindi è abbastanza complicato. Ciascuno ha la propria interpretazione, che è interessante, però è molto importante vedere come i sistemi bipartiti, i due partiti, l'America è un caso, i momenti critici o i momenti di dissenso ampio non reggano da soli. Cioè Sanders è l'esempio del desiderio di un terzo partito, che in America è sempre esistito. Dewey ha cercato di costruire il terzo partito negli anni 30, senza successo. C'è questo bisogno proprio di uscire da queste gabbie del bipolarismo, del bipartitismo, che per loro sono veramente gabbie, perché i partiti sono fortissimi anche nella definizione, nella decisione delle primarie. Però Sanders ha rappresentato questo bisogno di intervenire con un'opinione politica che i due partiti non rappresentano più, sempre in questo caso il Partito Democratico, e quindi porta a votare molta gente che non votava. Quindi anche questo, andare al voto, non andarci, ci sono oggi delle tendenze qui, da partire dalla grande problematica tradizione della Trilateral Committee 1965, che sostengono che la buona democrazia è quella apatica, perché non si interviene per dire cosa si vuole, vuol dire che tutte le cose funzionano, e quando noi ci mobilitiamo, che le cose non funzionano. Ovviamente questi erano molto conservatori, desideravano che l'apatia fosse il sangue della democrazia. Questi movimenti mostrano che quando si rompe l'apatia e si comincia, si ritorna a partecipare, portano i problemi che vengono portati sul tappeto sono davvero disturbanti per l'establishment. Quindi c'è una ragione per cui l'establishment davvero desidera l'apatia, e che ci dica con la pompa magna della scienza che l'apatia è segno che le cose funzionano, come nel mercato, no? Quando io non compro qualcosa perché ce l'ho già, quindi non esco, non mi mobilito per acquistare. E così in politica, se io non esco, non mi mobilito per dare il mio voto, le cose vanno bene. Questa ideologia dell'apatia come condizione di sostenibilità, anzi di sostegno, di stabilità della democrazia, è una fortissima ideologia. E i Sanders e questi movimenti la contestano, cioè contestano l'ideologia, svelano la mistica ideologica, e mostrano che in realtà c'è il timore che ci sia partecipazione. Questo sarebbe, sono oggetti di, beh, insomma, di lungo discorso. 20. A un certo punto del suo intervento lei ha fatto riferimento a un elemento in politico sempre più strutturante nella nostra società, il fatto che ciò che è relativo all'opinione venga ormai destituito di ogni legittimità, e ha citato tra l'altro anche il caso dell'Agenzia Nazionale della Ricerca. E, io mi chiedevo, in un certo senso, in quale misura possiamo parlare di un discorso che sia realmente impolitico? Anche il discorso sulle competenze, alla fine, non è impolitico, ha dei presupposti che sono ben precisi e che sono formati politicamente. E poi mi chiedevo, quali sono le condizioni che fanno sì che il discorso sulla competenza, il discorso della competenza, il discorso degli intellettuali, non possa essere esercitato all'interno della democrazia? Cioè, possiamo vedere una tendenza
a eliminare i campi in cui un discorso della competenza possa essere esercitato dalla democrazia, per fare in modo che, appunto, chi si affermi un discorso in politico che si svolge al di fuori dall'ambito della democrazia. Grazie, molto. Dunque, io ho usato l'espressione in politica perché nell'analisi e nello sviluppo di queste teorie epistemiche il tema conduttore è il seguente, che l'opinione non specializzata, non competente, non informata è la causa di una democrazia della mobilitazione degli interessi per ragioni oppure della partigianeria. E per correggere queste forme è necessario intervenire introducendo elementi di informazione, poiché noi siamo capaci in effetti di essere saggi abbastanza, non abbiamo bisogno di essere guidati, se siamo guidati da interessi e da pregiudizi abbiamo meno possibilità di arrivare a buone decisioni. Questa è l'intreatura, cioè l'idea che le competenze abbiano un elemento, oppure più che competenze, che non è chiaro in effetti cosa sia una competenza, ce ne sono tante, cioè parliamo di specializzazioni o specialties, expertise, che diano in ciascun settore una base di conoscenze, di tecnica applicativa degli interventi. Si pensa che più sono i settori che vengono trattati in questo modo, cioè con sistemi di misurazione, con sistemi di valutazione e si dicono arbitrari, ovvero con giudizi altri, noi riusciamo ad avere una migliore distribuzione delle risorse e quindi anche una maggiore condizione di imparzialità e allora di trattamento di chi merita verso chi non merita invece. Cioè, tutto questo è a favore del merito, a favore della imparzialità, eccetera, eccetera, no? Questi sono ottimi argomenti e ci sono in realtà, dice Weber, che nelle democrazie il paradosso è che appunto perché hanno bisogno di trattare tutti ugualmente stimolano la nascita di burocrazia. Burocrazia e democrazia, benché siano nemici per la pelle, hanno bisogno l'uno dell'altro, perché la logica burocratica e la distribuzione imparziale, diciamo blind, senza interventi valutativi di tipo politico, e bisogna farlo quando ci sono alcuni beni da distribuire che devono essere distribuiti non all'amico politico o partigiano ma a tutti i cittadini in quanto quindi c'è questo elemento importante dell'imparzialità dei sistemi, delle burocrazie, dei sistemi interni alle istituzioni che sono alla base della democrazia, di cui la democrazia ha bisogno. Cioè non è che non ha questa base qui sia irrilevante, è fondamentale. La connessione tra questa base legal burocratica e la base politica è quello che oggi è la nostra democrazia parlamentare, insomma, questo sì. E così in questo senso sono l'importante funzione dei competenti. Tuttavia, a ciascuno il suo, cioè all'interno di un criterio di distribuzione delle funzioni delle autorità. In un bellissimo articolo del 1954 o 55, mi pare che sia proprio scritto nel 54 però, Luigi Einaudi scrive, il titolo dell'articolo è "A conoscere per deliberare", fa proprio una quadripartizione degli intellettuali, diciamo così. Un po' come Bobbio fece in quegli stessi anni, un po' giù di lì. Però, contrariamente a Bobbio, lui, siccome è un uomo che cioè, Banca d'Italia, viene all'interno di settori dove la competenza ha una funzione creativa straordinaria, e gli fa una distinzione che è molto interessante andare a rivedere oggi, perché fa una distinzione gerarchica, all'interno nella quale al primo posto stanno i teorici. Per teorici, e gli dice coloro che hanno il senso dei principi fondativi, coloro che applicano principi al caso, che creano i giudizi politici a cui noi siamo abituati a pensare, quindi hanno l'idea del fondamento, pensiamo a chi applica i diritti fondamentali, eccetera. La seconda categoria era la categoria dei tecnici, eccola qua. Oggi noi parliamo spesso di competenti, sono i tecnici. I tecnici sono quella categoria che
non vive da sola e non opera da sola, deve stare dentro sistemi che altri disegnano, i teorici appunto, che definiscono. Il tecnico è interno ad alcuni settori definiti, all'interno dei quali ha tutte le competenze per fare, ma non può definire, non è nelle sue competenze, ma anche perché non lo sa. Quindi, e il terzo posto è quello dei politici, il terzo anche... Lui era un liberale, quindi aveva una visione molto scettica della democrazia e li mette al terzo posto. Il terzo posto sono i politici che hanno la funzione, bellissima questa cosa, di fare in modo che l'opinione comprenda quello che i teorici ritengono che sia la cosa giusta da fare e che i pratici la mettono in pratica. Però da soli non fanno nulla questi, non hanno il potere di fare nulla se non c'è l'opinione o il consenso e quindi l'elemento di legittimante che è il consenso di tutti. Ecco, questa cornice è fondamentale che si tenga insieme. Lui all'ultimo posto metteva i demagoghi, noi li lasciamo stare, non ci interessa in questo momento. Ma è importante i tre, questi tre sono insieme. I politici vuol dire che noi siamo gli attori che danno legittimità a prospettive che i teorici vogliono dire costituzionalisti, coloro che Gramsci metterebbe al punto di gli intellettuali, diciamo, che sanno organizzare il discorso e conoscono le correlazioni sociali per indicare, è vero, lui avrebbe detto che quelli erano i politici in realtà, nel partito Machiavelli, però è evidente che ciascuno deve fare il proprio. Quello che succede in qualche caso oggi è che anche il pensiero populista penetra, cioè l'idea che la democrazia debba essere fatta soltanto di cose oggettive, competenti, che noi verifichiamo, oggetti di analisi e non più interessi o pregiudizi, eccetera, eccetera. E che sia tecnicamente, anche se prendiamo il blog di Grillo, quando uscì all'inizio, che era un buon blog di intervento anche sui temi ambientali, c'era l'idea che i politici mescolassero vero e falso e che occorresse arrivare invece all'oggetto vero, come se ci fosse. Quindi c'è un elemento di realismo oggettivo che si presume qui, no? Anche nei populisti. Sì, esatto. Si può parlare di tecnopopulismo? Sì, si può parlare di cioè c'è questo elemento, è verissimo. E lo chiamo in politico perché restringono così tanto la dimensione dell'arte della politica, che è arte del discorso, l'arte della costruzione di consenso, che ha un ruolo fondamentale nelle democrazie e che non è apparato secondario, è parte, ha bisogno di tecniche o di tecnici, ha bisogno dei teorici, ma è tutto insieme che deve essere costruito. Oggi invece si separano queste parti e ciascuna presume, anzi una in particolare, rivendica una specie di autorevolezza superiore in nome dell'arte della misurazione, per esempio. Cioè, l'arte della misurazione in questo secolo in questi anni è diventata davvero importante. Cioè, l'arte della eliminazione di tutti i problemi attraverso la misurazione, in qualche modo. Va bene, allora ringraziamo la professoressa Binati, ringraziamo tutti e a presto. Buone vacanze.